facendo una brevissima esegesi delle tre canzoni, la prima che riguarda l'usura, quindi la giustizia, la legalità rispetto alla corruzione, all'illegalità, sono andato a un vissuto di 18 giorni fa. Capaci, scuola media di Capaci, onorato e commosso di partecipare alla memoria di Falcone, della moglie di tre agenti uccisi, insieme ai ragazzi di Capaci, insieme a un giovane di Addio Pizzo che con i ragazzi ci ha portati sul luogo dove hanno azionato, Brusca ha azionato il timer per fare saltare l'autostrada, e nel pomeriggio con migliaia di ragazzi e ragazze, di bambini, di giovani arrivati a Palermo con le navi della legalità del nostro amico comune Don Ciotti, e ho vissuto un'esperienza molto profonda camminando per le vie di Palermo, incontrando lapidi di persone uccise, ma anche questa ventata di tanti giovani, bambini anche, giovani ragazzi che esprimevano il sogno ma anche l'impegno di un'Italia della giustizia, della legalità. Il secondo passaggio è riguardo a questo partito, poi partito, quindi gente in movimento. Ecco, volevo ricordare in questo passaggio questo grande impegno dell'accoglienza che ci riguarda tutti, che esige una cultura, che sottintenda una politica dell'accoglienza seria. Sull'ultima, su Bocca di Rosa, abbiamo incontrato, anch'io ho incontrato storie di donne che hanno vissuto la costrizione della tratta degli esseri umani, una delle situazioni più gravi del nostro paese, di tanti paesi. Ecco, questo, facendo l'esegesi brevemente di questi tre messaggi di De André, che come dice Andrea è veramente, anch'io lo avverto come un fremito continuo, no, della coscienza con una scelta degli ultimi, e anch'io dico sempre, per tanto che ci conosciamo, tante volte pongo qui a Giuliano, ma anche in tanti incontri in Friuli pubblici, questa domanda: cosa direbbe, cosa farebbe Gesù di Nazareth oggi dentro a queste situazioni? Una parola sola su questo punto, bravo Pierluigi. Una parola. È anche giusto che molti cittadini nelle nostre città si scandalizzino quando vedono queste ragazze sui marciapiedi, queste ragazze che dietro hanno questo racket spaventoso. Bene, da molti anni ormai, noi per esempio abbiamo una comunità da 13 anni riservata a quelle ragazze che deliberatamente escono dal racket. C'erano dei progetti europei, continuano i tagli e va bene, però vorrei sottolineare un punto come questo, che tutti siamo pronti a scandalizzarsi, tutti, e poi ad ogni modo mi sembra 9 anni fa, 10, forse in un periodo che c'era la Libia Turco, l'Italia a me aveva messo 14 postazioni telefoniche, un numero verde. Le nostre unità di strada, andando in giro eccetera eccetera, avevano il numero, oltre a far accompagnare. Bene, pensate, il 1 agosto scorso la ministra, come si chiama, Scarafagna, non un nome così, non lo capito, in una conferenza ha tagliato, erano 15 telefoni, un centralino e 14, ne ha tagliati 14, sempre d'agosto, qualche anno prima quando era il pacchetto sicurezza, 9 agosto, che i compagnoschi vecchi, compagno tu devi venire in piazza domani, protestiamo a Genova, penso a Genova, medaglia d'oro della resistenza, e sono andato io, eravamo in 15, 9 agosto, torniamo alle postazioni. Meno male che io non ero alla conferenza stampa, ha detto a un giornalista, dice, mi sembra un po' esagerato, su 15-14, lei ha detto, no, perché qui si pigliano anche per il culo, si dice culo da queste parti, io non lo so, il mio turpilocco, me lo diceva Don Milani, vai avanti col tuo turpilocco, pensa che il re cattolicissimo del Belgio nel 1700, cioè, era cattolicissimo, guai a usare il turpilocco. Scriveva ai suoi governatori in Congo: se i miei sudditi commettono un reato, tagliateli un braccio, se sono recidivi tagliateli l'altro braccio, se sono ancora recidivi tagliateli l'altra gamba, se sono recidivi l'altra gamba. Ne ha massacrati 30 milioni, vi rendete conto? Ad ogni modo lei ha risposto: non è taglio,
razionalizzazione dei costi. Quindi vedete che ho voluto sottolineare com'è importante, immagino, ho incontrato chi mi ha regalato un libro su Borsellino, i nostri poteri, ecco la guerra, contro ogni potere. De André continuava a dire, lo sai perché i poteri, non è vero che è forte. Mi diceva, come non è forte? Benin poteri, Benin fabbri, cos'è? È fortissimo! Ma non sarà potere economico, poteri mafiosi, il potere moralistico della Chiesa, che noi cattolici poi se riusciamo a toccare, dobbiamo veramente alzarsi. Come l'ha chiamato il primo figlio Fabrizio? Cristiano, è innamorato di Gesù. Paolo Rossi, mio grande teologo, maestro di teologia, no? Sai che il mio maestro di teologia in prima è il comico Paolo Rossi. E siccome da anni gli ho detto, evangelizza, converti la gente al cristianesimo, che bello, eh? L'ho incontrata, vieni via con me, mi ha detto, Galo, mi devi dare qualche dritta? Perché io ci riesco, dico. Però sai, trovo la difficoltà, l'unica che trovo qual è? Che gli unici che non si convertiscono al cristianesimo, indovina chi sono, Andrea, sai come fare? Chi sono? I cattolici. E poi mi aveva dato una bella maglia, era lo spirito di Fabrizio, una maglia, dice, la porti al cardinale, non l'ho ancora portata. Lui abbassa da Giadario e dice, Dio c'è, vedi, il cardinale dirà, Don Gallo è credente ancora. Poi abbassi adagio adagio, attento all'altra scritta che viene dopo, perché devi puntare il dito sulla scritta e poi sul cardinale, lo nomino cardinale Pierluigi. A un certo momento, Dio c'è. Poi, ma non sei tu. Tutti insieme. Questo è il punto, di tirar sulla testa tutti insieme. Grazie.